abbiamo accontentato tutti i nostri telespettatori, quelli che hanno scritto la nostra trasmissione e ci hanno richiesto questa canzone in italiano, finalmente in italiano, di Amanda. Bene, lasciamo Amanda, l'abbiamo appena vista dal Magic Studio, e ritorniamo qui perché ho da presentarvi una coppia di comici famosissima, la coppia più famosa del mondo. Con noi questa sera Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Ciao, adesso aspettiamo Franco. Cecchetto, allora ci siamo capiti, qua Franco non viene, non può venire, non lo lasciano venire, capito? E cosa è successo? Non è successo niente di grave, comunque non può venire, anzi mi scuso con il pubblico qui chi ci segue da casa, no? Perché ci stanno seguendo, è vero? Sì, beh, come no, abbiamo 20 milioni di telespettatori, mi dispiace, sai com'è? No? Sai che veniamo da Lugano, no? E che io passando per la frontiera mi hanno chiesto, lei cosa porti? Io dico, porto Franchi, porto Franchi, e mi hanno bloccato a lui. Anzi, no, mica... Vabbè, ma adesso qua è un grosso problema, e tu che cosa fai? Dove ci sono io non c'è nessun problema, guarda. Ma che cosa fai? Balli? Io non ballo. Mangi il fuoco? Non mangio il fuoco, nemmeno canto, faccio una cosa speciale questa sera. E che cosa fai? È da solo. Ecco, io mi sono specializzato in... pittore? No, pittore, faccio della parapsicologia, quello che... insomma, addormento la gente. Addormento la gente. Ipnotismo, ecco, sì, ipnotismo. Col baffo destro, come guardi il baffo destro, guarda. Ah, con quel baffo lì addormenti la gente. Ho capito. Io faccio addormentare la gente. Ma mica vorrai addormentare me delle volte. No. E ci vorrebbe un sesso femminile che è più, capito? Amanda. Eh? Amanda. Amanda chi? Amanda Lia. No, dico sesso femminile. Allora una persona del nostro pubblico. Ah, del pubblico. Una persona del nostro... Guarda quanta... Una signora spiritosa. Quindi tutte spiritosa. Sorridenti, va, che così vi vuol sceglie. Vuol dire lei, signora? Quella signora bionda là, quella signora, Ah, la amica più bella. Tua. Venga, prego, signora, vuole accomodarsi, non abbi paura. Si accomodi. Venga, signora. Qua, guardi il pubblico, la vuole. Devo dire che hai occhio, Salve. Permette, signora? No, l'ha chiamata, signora. Ciccio. È Ciccio che l'ha chiamata. Permette, signora? Chi è lei, scusi? Come che sono? Ciccio Ingrassia. Ciccio Ingrassia? Sì. Quello che lavora con quel ragazzo basso, simpatico, aperto. Sì. Franco Franchi. Sì, esatto. Ma lo sa lei, visto in televisione, è brutto. Sì, invece, visto di presenza, fa proprio schifo. Senta, signora. Non mi piace. Signora. Le sto dicendo che lei non mi piace. Vabbè, ma io sono l'ospite qui. Non mi dà un senso, non so, una qualcosa di tristezza, ecco. Signora. Lei mi sembra il 2 novembre, mi sembra. Signora, posso farle qualche domanda? Sì, mi scusi un attimo, perché volevo dire al signor Cecchetto che io vengo qui premiatissima, perché... Sì. Lei mi piace, insomma. Signora, no, l'ospite sono io qua. Però lui è giovane. No, signora, mi scusi, non vorrei essere maleducato, ma è il signor Ciccio che l'ha chiamata. Sì, ma veda questo, come dice lei, il signor Ciccio, così. Signora. Lo guardi bene, ma mi sembra un grissino stagionato. La prego, signora. Posso farle qualche domanda? Va bene. Lei ha sentito prima cosa ho detto io, che devo addormentare la gente. Come l'addormenta, mi scusi. No, non si preoccupi, non c'è pericolo. Dopo che il soggetto è addormentato, io ne faccio quello che voglio, la posso far cantare, ballare. Lei vorrebbe addormentare me, insomma. Sì, è vero? È possibile, non perché si preoccupi. Perché non addormenta sua sorella? Ma signora, siamo qui, ma stiamo scherzando. Perciò secondo lei... Io mi lascio addormentare e poi lei mi fa quello che vuole. Paura? Paura? Un bacio che ti do. Signora, mi scusi. Qui l'ospite sono io. Va bene, lei l'ospite, mi scusi. Permette? Ciccio, hai bisogno di un microfono magari? Te lo vado a prendere? No, credo di no.
No? No, credo di no. No, no. Passiamo subito all'esperimento, d'accordo? Che c'è l'esperimento? Scusi, non si preoccupi. Lei mi deve guardare solo negli occhi, guarda. Lei... E osservi questo baffo destro, questo qui. Lo osservi attentamente. Sì, ma io lo osservo, però vorrei sapere che cosa dobbiamo fare. Mi scusi. Niente. Lei non deve far niente, perché cadrà in catalesse. Io? Sì. Mi addormento. Si addormenta. E lei che fa? Niente, non si preoccupi. Guarda qua, guardi, guardi quanta gente. Ma si immagini. Non è che approfitta di me. Mi scusi, lei è sposata. Perché sennò... Dicevo, lei è sposata? No, io veramente sono una ragazza madre. Ah, capisco, non volevo... va bene, sono una ragazza madre, così, perché è stato un momento di follia. E da dov'è lei, mi scusi? Io sogno milanese. Ah, lei sogna Milano, perché Milano... No, sogno! Sogno di Milano. Sogno nel senso che sono nata qui. Sono di Milano. Strano, eh? Avrei pensato che lei fosse veneta. Veramente non è che sono di Milano. No. Diciamo dei paraggi, Cefalù. Ah, capisco, Cefalù. Cefalù. Signora, mi guardi. Sì, però mi dico una cosa. Sì. Se lei mi guarda negli occhi e io mi addormento, e che dormo in piedi? In piedi, non si preoccupi. In piedi, non si preoccupi, signora. Oh, lei ha fiducia in me? No. Ecco, appunto, dicevo. Vabbè. Mi guardi? Guardi il baffo? Sì. La guardo. Che c'è? Sempre fisso qui? Sì. Ah. Sente il sonno? È vero? Visto? La signora si è addormentata e non si sveglia nemmeno con un applauso. Provate. Addirittura russa. Oh, signori, cosa volete che facciamo di questa signora? La facciamo ballare, cantare o spogliare? Vabbè, no, nuda no. Buon gustai! Ebbene, al mio comando ti spoglierai. Oh, si può avere un sottofondo musicale? Sì, ecco. Vai! Piano così, brava signora, brava. Non mi impressionate. Scusate signori, mi stavo anch'io, diciamo, involgendo. Non è questione. La svegliamo? Svegliamola. Non c'è un accappatoio per la signora? Facciamo preparare un accappatoio. Sì. Al mio ordine, ti svegli! Ecco, signora. Ah!
Aiuto! Mascalzone! Assassino! Amici, quarta compilation in gara, l'ultima di questa sera. Sto parlando della compilation che ha come leader Anna Oxa, la compilation Forza 7. La prima cantante che ci propone è una cantante che in questo periodo sta vivendo un momento musicale particolarmente felice.